c'era una sorella minore di Padre Pio, nella famiglia povera di Pietrelcina, di nome Graziella, che fu proprio ad un certo punto della sua vita, nel 1917, accompagnata da Padre Pio, sacerdote, verso Roma, dove scelse di entrare nell'ordine delle suore brigidine. Divenne suora con il nome di Pia della Dolorata. Direi che questo evento Padre Pio non se l'è più dimenticato, non solo per via del legame di sangue con Graziella, ma anche perché fu l'unica volta che a lui fu concesso di visitare Roma, la città eterna. Padre Pio in questo viaggio riuscì anche a visitare la città di Roma. Padre Pio in quel momento era sotto le armi, era un soldato. Prima di ricevere la possibilità di essere riformato nel 1918, alternava periodi di leva e periodi di licenza a casa per colpa della salute malferma, ma era già sacerdote da diversi anni, dal 1910. Dunque oggi noi vogliamo anche riflettere sul bisogno di pace che esiste più che mai in Europa. Se daremo spazio ai nazionalismi etnici, sarà sicuramente la fine dell'Europa unita. Noi oggi abbiamo bisogno di accogliere tutti, accogliere anche quelli che vengono da lontano. Abbiamo bisogno della protezione per il nostro vecchio continente, dei nostri amici e amiche che vivono in cielo. Santa Brigida prega per noi. San Pio da Pietrelcina prega per noi.